Costi della politica, 10 milioni di risparmi. Un nuovo bando per gli assegni di studio. Le unioni montane in statuto. In apertura della seduta del 19 gennaio, il Consiglio regionale ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime dell'attacco terroristico nel Burkina Faso, in cui ha perso la vita anche un bambino italiano di 9 anni. L'Assemblea ha poi approvato il piano triennale per il diritto allo studio e la modifica statutaria che sostituisce le comunità montane con unioni di comuni e forme associative comunali. Discussi e approvati 7 ordini del giorno per agevolare la fiscalità nelle zone montane, sulla costituzione di parte civile della Regione Piemonte nei processi contro la criminalità organizzata, sull'esposizione agli impianti wireless in ambienti scolastici, sulle ricadute dell'impianto biodigestore di Campo Saragna, Genova, sul territorio piemontese, sulla valorizzazione degli itinerari cicloturistici dei Colli di Coppi. In copertina! La Commissione Bilancio, riunita in sede legislativa, ha approvato il 14 gennaio all'unanimità la legge che riduce le indennità dei consiglieri e i costi per gruppi consigliari e uffici di comunicazione. Il provvedimento porterà un risparmio di oltre 10 milioni di euro per l'intera legislatura. Entro il mese di febbraio sarà pubblicato il bando per accedere agli assegni di studio finanziati dalla Regione Piemonte. Riguarderà 2 annualità, gli anni 2014-2015 e 2015-2016, e sarà gestito direttamente dalla Regione e non più dai comuni, con uno snellimento dell'iter e l'ampliamento dei termini per la presentazione delle domande. Sono le principali novità contenute nel piano triennale per il diritto allo studio, approvato il 19 gennaio dal Consiglio regionale. Tutte le famiglie con meno di 26.000 euro di ISEE potranno richiedere il parziale rimborso delle spese scolastiche sostenute. Si tratta delle spese di trasporto, delle spese per libri, delle spese di arricchimento dell'offerta formativa o delle spese di iscrizione e frequenza per quanto riguarda il secondo bando. Le graduatorie verranno redatte in tempi, speriamo, molto più brevi che in passato, anche perché abbiamo semplificato le procedure. Tutto avverrà online, i comuni daranno una mano nella compilazione delle domande, ma l'istruttoria verrà fatta direttamente dalla regione e con l'informatica, speriamo, in tempi molto brevi. Il tempo per far domanda, il termine sarà indicativamente di 80 giorni, mettiamo in campo circa 12 milioni che credo per le famiglie sia una buona iniezione di liquidità. Credo che questo bando sia positivo essenzialmente per una serie di motivi. Il primo, che il bando che aveva pensato la Giunta prevedeva il pagamento di una singola annualità, perché il bando che verrà presentato sarà su 2 annualità. Grazie a una mozione da me presentata invece le famiglie potranno accedere a un'annualità piena e una al 60%. Il secondo aspetto positivo è che la graduatoria la farà la regione, non più i comuni, quindi risparmiamo sostanzialmente 6 mesi di tempo nella pubblicazione della graduatoria. L'aspetto invece negativo è che non ci sono risorse sufficienti per finanziare tutte le domande che verranno presentate. Quindi ci auspichiamo nel bilancio che ne vengano stanziati altri. L'Assemblea regionale ha approvato in seconda lettura all'unanimità, il 19 gennaio, la modifica statutaria che sostituisce nella Carta fondamentale della Regione le comunità montane con le unioni montane e le forme associative comunali. Il provvedimento prende atto che nella legislazione piemontese non ci sono più le comunità montane.